Buongiorno, allora siamo in un altro videoblog. Io spero che venga bene. E però perché? Perché siamo in Umbria a Cesi. Sono venuta con i miei genitori per fare una mini vacanza proprio di 3 giorni, dato che comunque a Natale e a Capodanno abbiamo lavorato perché avendo un ristorante si deve lavorare. E quindi non abbiamo fatto vacanza neanche per un giorno. E allora, perdonate la voce, ma mi sa che ho preso qualche raffreddore, qualcosa, perché mi fa leggermente male. E niente. Allora, siamo a Cesi. Staremo, non ci fermeremo in questo hotel ancora per molto, solo questa sera, e poi ci sposteremo verso l'alto o il basso, non ho ben capito. E andremo appunto a visitare, penso, i presepi e i borghi di queste città, però non ho ancora ben capito. E allora, sono in camera da sola perché non c'era la tripla e quindi mi hanno dovuto prendere una, due stanze, però è stupendo, cioè avere una camera così tutta mia. Cosa che neanche a casa ho perché la divido con mio fratello, è stupendo. Il primo motivo è perché c'è il letto matrimoniale ed è stato, stanotte è stato qualcosa di stupendo dormirci. Poi il secondo motivo è che appunto sono da sola. Il terzo motivo è che è una camera in mansarda. Adesso ve la faccio vedere molto brevemente. Vedete che ci sono le travi in legno appunto perché siamo in mansarda e poi c'è questa finestra che aspettate, se adesso riesco a farvi vedere. E luce fu. È una figata assurda. E poi si può anche aprire. Fa un po' di rumore, però. Ora vi faccio vedere perché non c'è una grande vista, eh. Anzi, che è questa qua. Ci sono proprio le tegole. Il cielo azzurro, cioè ho sempre desiderato avere una finestra come questa ed è una figata assurda. Comunque, vi faccio vedere la camera. Allora, questa è la porta. Questo hotel è davvero carino, cioè come camere è molto carino. Si chiama Molino del Granduca e per il momento mi è piaciuto. Qua vabbè, ci sono tutte le mie cose, scusatemi, la tele. Il letto disfatto, però ieri sera ho fatto anche una piccola ripresa col letto fatto, magari ve la metto. E poi c'è il bagno. Allora, qua, lavandino, le mie cose che dopo mi trucco anche se non c'ho molta voglia, però lo faccio solo per voi, quindi mi ringraziatemi, no scherzo. Però in effetti vedermi struccata per tutto il video mi rendo conto che non sia un bel vedere e quindi mi trucco. Però se non avessi filmato non mi sarei neanche truccata, sinceramente, perché non c'ho mica tanta voglia. Vabbè, questo sono il resto del bagno. E poi c'è la doccia. È piccola, come camera, cioè non è nulla di che. Però a me piace. Piccola ma il giusto, cioè non so, ditemi voi cosa ne pensate, cioè poi mi meriterebbe solo per la finestra, sì lo so, ho ripetuto già mille volte, però fa niente, cioè è bellissima. Sono blu. Allora, ora appunto vado a far colazione.
poi di ritorno mi trucco e poi boh, andremo a fare qualcosa. Non ho ben capito ancora qualcosa, però niente, quindi vi volevo portare con me. Io spero che questo vlog possa essere interessante. Quindi niente, a dopo. Siamo in Penna in Teverina, questo borgo della provincia di Terni, in provincia di Terni, e ora vi farò vedere un po' il borgo e anche il presepe che c'è. Io spero che si veda qualcosa e che vi piaccia, quindi a dopo. Ora siamo arrivati ad Amelia e adesso vi faccio vedere un po' cosa c'è da visitare. Saranno principalmente, penso, chiese, cose del genere. Mi dispiace, però vi faccio vedere quello che la città, anche se non è una città, può offrire. Io spero che questo video non sia troppo noioso. Siamo arrivati a Narni e adesso siamo a un belvedere e adesso vi faccio vedere la vista e dopo in teoria dobbiamo andare a cercare la roccaforte, la rocca,
e speriamo di trovarla e dopo ve la faccio sempre vedere. Thank you.
come avete visto siamo appena entrati nella rocca qua di Narni e appunto è una rocca medievale e c'erano tutte le spade, poi c'era la sala della tortura con tutti i cosi della, che usavano per torturare le persone, le armi, i vestiti, come, cioè penso che l'abbiate visto abbastanza bene perché comunque ho fatto il possibile, comunque era una figata. A me piacciono l'era del medievale, mi è sempre piaciuta e quindi anche tutti i castelli, tutte queste cose qua mi affascinano sempre tanto e quindi a me è piaciuta. Appunto spero che si sia visto qualcosa. Ora invece stiamo andando a Narni nel centro storico, quindi al centro di Narni, e anche lì però ci saranno particolarmente i borghi, come un po' anche ad Amelia e a Penna di Trentini, quella cosa lì. Però questa rocca qua è la cosa che per ora mi è piaciuta di più e la cosa più interessante secondo me, almeno per il momento. Quindi niente, ci vediamo dopo. Visitato il centro storico di Narni, siamo andati a visitare la Narni sotterranea, però non si poteva fare né video né foto e quindi non ho potuto fare niente, non ho potuto farvi vedere niente, però adesso vi metto magari qua una foto che ho fatto con lo scudo e la spada con scritto Narnia, anche se non ho ben capito perché Narnia, e quindi mi dispiace, cioè non c'era moltissimo da vedere, infatti non vi siete perse grandi cose, però la storia che ha raccontato di come hanno fatto a trovare quel luogo è stata abbastanza interessante. Comunque, adesso invece siamo in albergo, ci riposiamo 2 secondi, 2 minuti e poi andiamo a mangiare. E niente, quindi a dopo. Ok, quindi ora sono tornata all'albergo, ho mangiato ed era tutto buonissimo. Ora mi strucco e vado a vedere The Mosquetaire, la serie TV I Moschettieri, dato che comunque ho fatto in tempo a venire a vederla, se no se non facevo in tempo fa niente, però dato che sono qui in Italia prendo l'occasione e sono in tempo. La vedo perché è una serie TV che a me piace. Quindi niente, questo vlog finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto, che non vi abbia annoiato, però mi rendo conto che magari a qualcuno vedere chiese o presepi non possa interessare. Però penso che la parte più interessante è stata quando vi ho fatto vedere la rocca. Almeno a me è piaciuta moltissimo, quindi spero che anche a voi è piaciuta. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!